400 metri. Vedi, Wadi Musa, Wadi Musa. Eccolo là. Strada 35, indicazioni per Wadi Musa Petra. È lì, sbaglio o è una diga questa qua? La diga di Assuan, no. È uno dei monumenti più importanti, che è questo Al-Kasneh Al-Faraun, che poi sarebbe quel posto. Il tesoro. Io mi arrampico su di lì, Attento che arriva in corsa il cavallo, Questo si chiama il Sikh, o il Sikhi, come sento che dicono. Ed è al Sikh. Qual è? Merda di cavallo. Qui inizia la gola. La gola, adesso siamo così arrivati. No, è un po' adesso. Io l'ho fatta tutta su Street View. No, dai, ogni tanto ho messo anche le palpine. Sì, adesso sai cosa c'è? Siamo sfortunati che il sole è allo zenith. Però magari ti dà anche un bel effetto dell'illuminazione che ti... Anche al tramonto deve essere abbastanza, è abbastanza ingegnoso però. Certo. Sai che... Cosa dici, Mario, ti piace? Una batea. Alle guardie a cavallo. Saremo quasi, Ne vedremo. Che siamo arrivati, Non ci si può entrare, però. No, adesso ti spiego una cosa l'Elisa. Elisa, praticamente vedi che ci sono dei buchi. Adesso non so dove. Vedi quella cosa là in alto, la cosa più in alto, cioè quella cosa di sopra. Che c'è vai, vai, vai. Sì. Ecco, quella lì pensavo che da una leggenda, che quella lì è un tesoro. Per quello che si chiama tesoro. Allora gli sparavano. Ma lì? Ma lì puoi entrare, Sì, che avevo una carta o due l'avremmo prestata a tutti. Penso proprio di sì. Dico, una carta o due l'avremmo prestata a tutti. Mamma, ti ho detto che io non l'ho prestata. Perché c'hai i piedi piccoli. Arriviamo al coso, dopo torniamo, ci state? Anche se anticipiamo, arriviamo prima al Wadi Rum, facciamo più cose là. Sì. Tipo la cammellata. Sì, anche perché magari quando siamo lì fuori possiamo andare anche al museo.